Allora, oggi parliamo di due elementi di probabilità. Il problema delle prove ripetute, che è la prima questione che affronteremo, e poi il teorema di Bayes. Ora, il problema delle prove ripetute è abbastanza semplice da inquadrare. Otterremo poi una formula che potrebbe, insomma, non essere poi così semplice da interpretare, anche se abbiamo ormai tutti gli elementi di calcolo combinatorio per farlo. Immaginiamo di avere un certo evento E che ha una certa probabilità P di accadere e una certa probabilità Q uguale 1 meno P di non accadere. Ad esempio, sappiamo che la probabilità che, dato il lancio di un dado, esce la faccia 2, abbiamo che la probabilità è un sesto e la probabilità che non accada è 5 sesti. Allora la domanda che ci poniamo è: dopo 10 lanci, quale probabilità esiste che la faccia 2 sia uscita 6 volte? Dunque abbiamo 10 lanci e vogliamo vedere la probabilità che la faccia esca 6 volte. Ora qui come possiamo fare? Possiamo immaginare di avere 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questi sono i 10 lanci e immagineremo che ho un sesto di probabilità che esca la faccia 2, li mettiamo 1, 2, 3, 4, 5 all'inizio e il resto 5 sesti. Dunque vedete, abbiamo un sesto elevato alla sesta e 5 sesti elevato alla quarta. Dopodiché, però, questa non è l'unica modalità che abbiamo per avere 6 volte la faccia 2. Che cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere tutte le possibili combinazioni nelle quali possiamo mettere la probabilità un sesto all'interno dei 10 tiri. E dunque, dobbiamo moltiplicare questa casistica per, il coefficiente binomiale 10, 6. Abbiamo n uguale 10, il numero di posti, e k uguale a 6. Le combinazioni, sì, le volte in cui l'evento accade. Dunque, se dovessimo generalizzare, possiamo dire che dato un evento E sottoposto a n esperimenti indipendenti, per questo possiamo moltiplicare le probabilità perché gli esperimenti sono indipendenti, con probabilità P di verificarsi e Q di non verificarsi, la probabilità PKN che si verifichino K eventi è data da PKN uguale coefficiente binomiale N su K, P alla K, Q alla N meno K. E questa è la formula a cui ci riferiamo per queste prove ripetute. Dato un evento che può verificarsi o meno, con probabilità P di verificarsi e Q di non verificarsi. L'esempio ce l'abbiamo con il lancio delle monete. Dopodiché abbiamo il problema del teorema di Bayes.
In questo caso lo possiamo vedere in due modi. Si parla in un primo caso di disintegrazione. Facciamo un esempio. Prendiamo ad esempio due urne. L'urna 1 formata da tre palline bianche e due palline nere, e l'urna 2 formata da quattro palline bianche e cinque palline nere. Allora noi ci chiediamo qual è la probabilità che quale probabilità di estrarre una pallina bianca scegliendo a caso una delle due urne. La scelta a caso di una delle due urne, diciamo che può avvenire con una certa, probabilità 1 per l'urna 1 e probabilità 2 per l'urna 2. E dunque l'idea qui qual è? L'idea è che la probabilità di estrarre una pallina bianca è data da che cosa? Dalla probabilità di estrarre una pallina bianca dall'urna 1 più la probabilità di estrarre una pallina bianca dall'urna 2. Perché? Questa è una somma logica, posso estrarre la pallina o dall'urna 1 o dall'urna 2. E dunque dirò, beh, devo fare la probabilità dell'intersezione tra l'urna 1 e pescare la pallina bianca all'interno dell'urna 1. Quindi diciamo P di E1, che sarebbe questo P1, moltiplicato per la probabilità che accada E, dato il fatto che ho pescato l'urna 1, più P di E2 moltiplicato per la probabilità di E, dato il fatto che ho pescato l'urna 2. Dunque nel nostro caso avremo P1 per 3 quinti più P2 per 4 noni, perché la probabilità di estrarre una pallina bianca, dato il fatto che ho estratto l'urna 1, è 3 su 5, 4 su 9. Dato il fatto che ho estratto l'urna 2. Questo più 1 e più 2 possono essermi dati in linea teorica, oppure possono dirmi estrai l'urna 1 con il lancio di un dado o il lancio di una moneta. Dunque, in generale, che cosa si ha? Che l'insieme universo può essere suddiviso in questo caso in due o in più e 1 e 2 e n. In più elementi di partizione e si va a cercare la probabilità di un certo evento E che può essere intersecato ad ognuno di questi sottoinsiemi. E dunque, qui nella formula generale, possiamo dire che la probabilità di E in questo caso è data dalla probabilità di E1 per la probabilità che E avvenga all'interno, diciamo, del contenitore E1. E così avanti fino ad En per la probabilità di E dato En. E qui si parla solitamente di disintegrazione dell'evento E. Viceversa, se siamo nella stessa condizione, quindi abbiamo e n, una partizione E1, E2 fino ad En, e abbiamo il nostro evento E, potremmo chiederci, sapendo che E è avvenuto, si è qual è la probabilità con quale
quale probabilità è avvenuto dal evento E1. Quindi nel caso di prima, sapendo che ho estratto una pallina bianca, qual è la probabilità che sia stata estratta dall'urna 1? E dunque in questo caso vorremmo capire qual è la probabilità che sia avvenuto E1 dato E. Allora, la probabilità che sia avvenuto E1 dato E, per definizione di probabilità condizionata, è data dalla probabilità dell'intersezione di E1 ed E fratto la probabilità che sia avvenuto E. E beh, qui possiamo dire che l'intersezione è simmetrica, scusate, commutativa, quindi possiamo scambiare E1 ed E, e possiamo usare la definizione dell'intersezione con la probabilità condizionata, quindi la probabilità che sia accaduto E1 moltiplicato per la probabilità che E sia accaduto dato il fatto che è accaduto E1, e al posto di questa P di E possiamo andare a scrivere questa disintegrazione. Dunque, in generale, questa formula di Bayes, adesso vediamo anche i casi particolari in cui di solito si applica, ci dice che la probabilità di un certo EI dato E è dato da che cosa? Dalla probabilità che accada EI moltiplicato dalla probabilità che E accada dato il fatto che è accaduto EI fratto la probabilità di E1 fratto per la probabilità di E dato E1 fino alla probabilità di EN moltiplicato per la probabilità che sia accaduto dato EN. Ovvero questa parte qui è la probabilità di E. Questo teorema di Bayes viene spesso applicato, l'esempio tipico sono i pezzi difettosi di un'azienda. Diciamo che un'industria usa tre macchinari. Allora, il primo macchinario produce 500 pezzi, il secondo ne produce 1250 e il terzo ne produce 750. Il primo ne produce il 5% di difettosi, il secondo ne produce l'8% di difettosi. Il terzo ne produce il 6% di difettosi. Allora noi ci possiamo chiedere, ho un pezzo difettoso. Quale probabilità che arrivi dal macchinario 1? Quindi sarà, se noi chiamiamo E1, E2, E3, ci stiamo chiedendo qual è la probabilità di E1 dato il fatto E significa ho un pezzo difettoso. Allora avrò, vedete, la probabilità di prendere E1. Moltiplicato per la probabilità che un pezzo sia difettoso all'interno di E1, fratto la probabilità di E1 moltiplicato per la probabilità che il pezzo sia difettoso dato E1, più la probabilità di E2 moltiplicato per il fatto che un pezzo sia difettoso dato il fatto che arriva da E2, più la probabilità di E3 moltiplicato per la probabilità che sia difettoso dato il fatto che arriva da E3. E dunque, nel nostro caso, P
P di E1 dato E, da che cosa sarà dato? Beh, dunque la probabilità che provenga di E1 sarà data da 500 fratto la somma di tutti i pezzi. O dunque andiamo a vedere la somma totale di tutti i pezzi. Dunque, 500 più 1250 più 750, 2500. Dunque la probabilità di E1 sarà data da 500 su 2500. 0,2 moltiplicato per la probabilità che il pezzo sia difettoso, dato il fatto che arriva da 1, quindi il 5%. 0,05 fratto 0,2 per 0,05 più la probabilità di E2, 1250 diviso 2500 è il 50%, quindi 0,5 per l'8% più 750 diviso 2500, 0,3 moltiplicato per il 6%. Come possiamo anche verificare che questi 1 e 2 e 3 sono una partizione dell'insieme universo? Beh, la somma delle loro probabilità da 1, cioè un pezzo esce sicuramente da uno dei tre macchinari. Dunque abbiamo 0,2, beh, insomma, facciamo il conto, 0,2 per 0,05, abbiamo 0,01 fratto, e questo sarà poi la probabilità che il pezzo sia difettoso, dunque 0,02. 0,1 più 0,04 più 0,018, 0,068. E dunque la probabilità in questione è data da 0,01 diviso 0,068, cioè 10 sessantottesimi, che sono 5 trentaquattresimi, che sono circa 0,15, il 15%. E questa è la probabilità che, dato il fatto che questo pezzo sia difettoso, provenga dal macchinario E1. Questo è il teorema di Bayes. Quindi abbiamo visto prove ripetute e teorema di Bayes, visto come disintegrazione di E nella partizione E1N prima, e poi questa probabilità. L'esempio tipico, ricordate, è questo dei pezzi difettosi. Cioè, dato il fatto che il pezzo è difettoso, da dove è arrivato? Dato il fatto che E è accaduto, da quale evento della partizione dell'insieme universo proveniva l'evento E1?